È la giornata in cui la Guardia di Finanza ha effettuato degli accertamenti nella sede dell'agenzia di rating Standard & Poor's, nella sede di Milano, nell'ambito di un'indagine della Procura di Trani. Sappiamo la Procura di Trani essere specializzata proprio su indagini di questo genere. L'indagine verteva sulle turbolenze di borsa, la speculazione dopo la diffusione dei dati del rating sull'Italia dello scorso anno. Sappiamo che l'Italia è stata declassata, adesso è a tripla B, BBB, quindi questa è il rating dell'Italia, Standard & Poor's, è ovviamente una delle tante agenzie di rating, come lo è Moody's, ed in effetti poi nell'ambito di questa indagine è chiamato in causa anche un funzionario di Moody's, un po' come se fosse una singolare legge del contrappasso questa, come spesso qualcuno ha voluto ricordare anche il ruolo e la credibilità dei giudizi di queste agenzie di rating. Ma intanto è anche la giornata delle liberalizzazioni, domani alle 10 convocato il Consiglio dei Ministri, che si troverà proprio a discutere su questo tema. Molte le categorie interessate, benzinai che si dichiarano decisi a 10 giorni di sciopero. Per quanto riguarda i taxi invece, nonostante l'apertura da parte del governo, i tavoli, quello di ieri, quello di oggi, la protesta continua. Prima l'ottimismo dopo l'incontro a Palazzo Chigi, poi gli autisti che insorgono e ribadiscono il blocco nonostante non siano stati autorizzati e non sono autorizzati alla protesta di domani al Circo Massimo. Di tutto questo parleremo questa sera qui a Roma Anch'io. Buonasera al dottor Ivo Grippo. Buonasera a te e buonasera agli ascoltatori. Bentornato, grazie. Sei mancato. Buonasera a Matteo al di là del vetro, con il quale saremo insieme fino alle 22 per quanto ci riguarda, ma buonasera soprattutto a coloro che sono sintonizzati all'ascolto sui 99.8 di Radio Yes e la radio della città di Roma, e vado loro subito a ricordare come mettersi in contatto con noi tramite SMS al 342-4151-406 oppure chiamando lo 06-6579-6348 o ancora lo 06-6579-5328 oppure scrivendo sulle nostre pagine di Facebook, quella privata, quella relativa a Radio Yes Roma oppure quella relativa a Roma Anch'io, che poi è la nostra trasmissione. Allora, Ivo, liberalizzazioni al centro non soltanto della nostra puntata ma anche al centro di quello che sta succedendo nel corso degli ultimi giorni. Il capitolo dei taxi è in assoluto il capitolo più caldo del decreto che domani, ricordiamo, arriverà alle 10 sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Proteste, blocchi delle auto bianche, la trattativa tra il governo e i rappresentanti della categoria ancora sembra essere in corso, anche se poi l'esecutivo promette di valutare le proposte dei tassisti. Ma di quello che è accaduto in queste ultime ore e soprattutto di quello che accadrà da qui a domani mattina, noi ne parliamo con Nicola Di Giacobbe, segretario nazionale Unica Taxi CGL. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Buonasera, grazie di aver accolto il nostro invito su Radio Yes. Prego. Dunque, abbiamo seguito nel corso delle ultime ore pressoché costantemente le notizie e gli andamenti di questa serie di incontri, di queste manifestazioni che si sono svolte a Roma come sede rappresentativa di tutta Italia. Ecco, che cosa è successo fino ad ora, ma soprattutto che cosa dobbiamo aspettarci nella giornata di domani? Io capisco ancora le preoccupazioni e le angosce dei tassisti, che in questo momento non hanno le notizie al completo di come sono andate le cose. Purtroppo il sistema e l'informazione a volte non riusciamo a far comprendere a tutti lo stato delle cose. Domani il Consiglio dei Ministri, in sintesi, dovrà parare una norma nella quale c'è anche il servizio per quanto riguarda le indicazioni sui taxi. Sì. E oggi abbiamo un'altra volta esposto al governo le nostre preoccupazioni e quanto per noi era insostenibile e irricevibile, come è nota. Il rappresentante del governo si è dimostrato sensibile alle nostre richieste, dopodiché però da questo a dire che il governo accetterà tutto o in parte quello che abbiamo chiesto lo vedremo domani. Però il problema è questo, è chiaro, per quanto ci riguarda quello che ci interessava era sapere i tempi e i modi con i quali si procedeva a discutere nel merito. Quando il governo ci ha detto che il Consiglio dei Ministri domani dovrà varare intanto le norme
e dovrà varare poi questa authority, che ancora è al centro di un dibattito politico. Sì. L'authority delle reti, per capirci. Esatto, questa authority delle reti ha potere esecutivo o ha soltanto potere di controllo? Perché questo voi... mi sembra uno dei problemi che è ancora al centro delle discussioni. Perché voi chiedete che il potere operativo sia dei comuni? Per quanto riguarda licenze... Ma guarda, non lo chiedono anche qui, non lo chiediamo soltanto noi tassisti, ma lo sta chiedendo, lo stanno chiedendo anche i comuni. Sì, il sindaco di Roma l'ha fatto, sì. Lo dovrebbe chiedere anche il Parlamento, perché insieme ai tassisti, insieme ai sindaci, sono gli stessi parlamentari che vengono espropriati del proprio ruolo di controllo e di indirizzo. Esatto. Da questa autorità fatta da tecnici. Detto questo, e quindi anche qui stamattina abbiamo risposto al governo la nostra diversità di opinione su questa, la nostra contrarietà, il governo intende procedere su questa authority. Ora il Parlamento poi deciderà, e speriamo che decida come pensiamo noi, come questa authority dovrà essere operativa. Mm-hmm. Senta, ma lei era presente all'assemblea oggi? Sì, sì. Ma c'è stata... Attenzione però, scusate, anche chi ci ascolta non... Anche le famiglie dei tassisti che ci stanno ascoltando, però deve aver chiaro il futuro. Certo, assolutamente, questo quindi, è fondamentale. Quindi, detto questo, questa authority verrà nominata e sulla base del mandato alla fine di giugno entrerà in operazione. Alla fine di giugno entrerà in operazione, è altra cosa che abbiamo, diciamo così, acquisito da una parte e avuto assicurazione dall'altra. Quando questa authority entrerà in azione, dovrà occuparsi delle reti e i taxi a questo punto non sono tra le priorità. Credo che sia più importante le autostrade, le ferrovie, certo, e quant'altro. Quindi di taxi se ne parlerà. All'interno di quel se ne parlerà ci sono tutti i problemi che noi abbiamo posto, che rispetto alle loro richieste, che erano per esempio quello di poter intestare a un tassista più licenze, sì, quello che noi abbiamo offerto, e cioè un aumento e anche il raddoppio delle ore di servizio con la possibilità di una seconda guida, sì, quello che noi abbiamo offerto in termini di qualità e di efficienza, da concordare con i sindaci e quant'altro, e anche di occupazione, perché quando parliamo di un servizio che in caso di necessità, e non solo in caso di necessità, ma per aumentare, diciamo così, l'efficienza e la qualità, da 8 ore a Roma passa a 12-13 ore con l'utilizzo di una seconda guida, significa occupazione. Ecco, però scusi un attimo, una domanda precisa. C'è stata un'assemblea a Circo Massimo, nella quale assemblea voi sostanzialmente avete detto: a questo punto si revoca praticamente lo sciopero, si va a questo confronto col governo, attendiamo gli avvenimenti e poi si deciderà il da farsi. Però voi siete stati contestati a quel punto e è partito un meccanismo, diciamo, di sciopero selvaggio. Ma qui il problema è sostanzialmente quello della comunicazione. È chiaro che una categoria abituata a lavorare, questi sono lavoratori della strada, sono abituati all'on o all'off, ha acceso o spento l'interruttore. Quando a una categoria come questa, in una atmosfera da stadio come è il Circo Massimo, sì, per fare il ragionamento che io ho fatto a voi e che io ho fatto ai miei, perché io sono rimasto lì, ho parlato con la gente, ma un conto parlare, un conto, diciamo, stare allo stadio. Io credo che quando gli animi si saranno calmati e soprattutto quando non ci saranno né televisioni per gli show, né radio né giornalisti, ma non per ci mancherebbe altro, è utilissima la stampa, io rispetto tutti quanti, però voi considerate che avete un effetto, diciamo, adrenalinico. Di cassa di risonanza. Esatto, forse ecco. Proprio per questo l'altro giorno, durante la prima delle manifestazioni che poi si sono susseguite, gli stessi tassisti hanno chiesto che non ci fossero giornalisti. Ma beh, io qui poi dovremmo fare tutto un altro ragionamento, che non credo sia questo il momento di fare, però lì il problema non è l'uso che se ne vuol fare della stampa. Ecco, poi quando i giornalisti sanno che se li cacci via fa più notizia che se rimangono a sentir scemenze, allora forse qualcuno pensa che è meglio mandarli via, così non... Ecco, ma domani che succede rispetto al servizio a Roma, ad esempio? Domani, ma il servizio per i nostri ascoltatori, il servizio è ripreso già su tutta Roma. Il problema è, siamo sempre lì però,
Qui stiamo parlando di persone che devono portare una macchina, quindi devono essere anche col cervello e con la mente abbastanza riposata per poter, o quantomeno tranquilla più che riposata. In questo momento la serenità non c'è. Della categoria sta riprendendo, adesso piano piano riprenderà il servizio, speriamo domani quantomeno che il governo abbia recepito che il messaggio che vuole mandare, che tra l'altro è un messaggio sbagliato, e cioè quello che con una licenza si possono mettere, si possono avere più taxi, che è un messaggio sbagliato, ma per un semplice motivo, perché io dicevo, i tassisti sono dei lavoratori della strada, imprenditori di se stessi. Dire a questi tassisti che domani per regalo, così come vorrebbe far apparire il governo, gli diamo un'altra licenza per cui lui assumerà un altro dipendente e diventerà sostanzialmente una persona che sfrutta il lavoro di un'altra persona. Ai tassisti questo non interessa. Ai tassisti interessa una licenza, una macchina che possa campare una famiglia. Ecco, però io torno... Se c'è bisogno di più licenze lo discuteremo con i sindaci e con le realtà e troveremo il modo di aumentare o gli orari, e quindi con gli orari aumenta il servizio. E nel caso in cui si fosse per esempio a Roma una vera lotta all'abusivismo, una vera lotta a chi usa in maniera difforme altri titoli, allora sì che ci sarebbe bisogno di altre realtà e di altra occupazione. Ecco, ma domani noi possiamo garantire agli ascoltatori che secondo le organizzazioni sindacali il servizio è normale? Noi, gli ascoltatori possono sapere tranquillamente che domani il servizio, seppure con tutte le riserve che le sto dicendo, sarà normale. Fermo restando che ci auspichiamo che tra le 10 e mezzogiorno, quando il Consiglio dei Ministri ci farà conoscere l'articolato, sia sparito dall'articolato il cumulo delle licenze. Sì. E dopodiché inizierà una discussione con la categoria e all'interno della categoria che andrà avanti. Questo è il punto. Bene. Ecco, è stato molto chiaro, e questa era una delle notizie, insomma, per rendere un servizio ai nostri radioascoltatori che era indispensabile dare. Ma noi non abbiamo vinto oggi perché il problema è rimasto. Il governo ci ha dato la dimostrazione di voler discutere con questa categoria, e che l'unica cosa su cui abbiamo capito, che forse, e speriamo, e forse il governo ha capito, che quella proposta sulla seconda licenza e quella proposta sulla territorialità era più a perdere che a prendere. Quello che abbiamo offerto è più di quanto il governo aveva chiesto. Bene, allora vedremo domani che cosa emergerà in questo Consiglio dei Ministri. Intanto noi la ringraziamo della disponibilità e della chiarezza, le auguriamo un buon lavoro e speriamo di risentirci per magari fare un commento, insomma, su quella che poi sarà la decisione. Va benissimo. Grazie, arrivederci. Ti ringrazio, arrivederci. Grazie a Nicola Di Giacobbe, segretario nazionale unica taxi della CGL.